L'Istituto Comprensivo Pantanelli Monnedi Ostuni ha organizzato un workshop dedicato al turismo di qualità e alle tecniche di accoglienza. Si tratta di un corso dedicato agli addetti ai servizi di accoglienza tenutosi questa mattina presso l'Hotel Palace di Ostuni. Il servizio. Un workshop per la formazione sulla figura di addetto servizi accoglienza è l'iniziativa realizzata dall'Istituto Superiore Pantanelli Monnedi Ostuni che si è svolta nel corso della mattinata di oggi all'Hotel Palace della Città Bianca. Un corso per creare delle figure in grado di sviluppare le professionalità necessarie per offrire un turismo di qualità. Dalle ricerche fatte dall'Università del Salento, in particolare dalla società CRAC, spin-off dell'Università, l'Istituto Pantanelli Jean Monnet ha visto che il settore turistico è un settore che può creare sviluppo, può creare economia, può creare indotto. E quindi abbiamo creduto, grazie alle opportunità che la Regione e la Provincia con il POR ha creato un obiettivo fondamentale, quindi questo corso che dovrebbe creare delle figure finalizzate all'accoglienza turistica, un'accoglienza di qualità. Un turismo che deve puntare non solo alla qualità ma anche alla sostenibilità a partire dalle strutture alberghiere e che deve anche tener conto del territorio culturale per sviluppare la conoscenza dei luoghi da parte dei viaggiatori. Questi i principali temi trattati. Sono due temi fondamentali, qualità sta a significare standard da seguire, monitorare e controllare, confrontarsi con un mercato globale che gioca allo scoperto, quindi oggi il web diventa uno strumento di valutazione importante, non si può sbagliare sia nel pubblico che nel privato. Sostenibilità è un po' la ricetta della nonna, quindi cercare di valorizzare la nostra cultura contadina che si lega soprattutto a quello che è il cibo, che diventa un elemento fondamentale in un'epoca in cui la rintracciabilità, la qualità dello stesso, la qualità della vita passa da ciò che mettiamo in tavola. La Puglia ha la fortuna di essere al centro di un sistema che vede la dieta mediterranea come elemento distintivo, però soprattutto avere una diversità sia in termini di capacità di rielaborare la nostra materia prima che di fantasia in cucina, che va sicuramente portata come bandiera del Puglia Style e della nostra capacità di attrarre i turisti. In questo momento questa è una battaglia decisiva, perché spesso si è inteso il turismo culturale con un turismo di mobilità elitaria, diciamo, di alta cultura, invece attraverso una maggiore consapevolezza delle qualità e delle capacità del proprio territorio, che spesso non conoscono gli stessi indigeni, cioè i cittadini, si potrebbero invece migliorare le possibilità di offerta culturale portandola ad una conoscenza ed un'attrazione sul proprio patrimonio che possa anche avere una ricaduta di carattere economico, soprattutto, devo dire, in questi nostri tempi, valutandolo attraverso le potenzialità delle applicazioni mobile, nel senso che in questo momento le informazioni si possono anche trarre attraverso i cellulari. Al workshop ha partecipato anche Elisabetta Vierucci del WWF, che ha parlato dell'importanza di valorizzare e tutelare le biodiversità. Le conclusioni sono state affidate al sindaco della Città Bianca, Domenico Tanzarella, che ha sottolineato l'importanza di creare figure professionali nel settore turistico e dell'accoglienza. La pubblica amministrazione deve fare la sua parte e noi da anni lo stiamo facendo, investendo milioni di euro proprio per valorizzare ulteriormente le bellezze di questa città. Da un lato conservare quello che di bello c'è dal punto di vista paesaggistico, ambientalistico, culturale, e dall'altro, ecco, valorizzando percorsi virtuosi che riguardano grossi contenitori nel centro storico, aree particolarmente di pregio, e quindi museo, Palazzo Tanzarella, area protetta di San Leonardo e le dune costiere, il parco archeologico, piste ciclabili. Però, ecco, dall'altro c'è bisogno, c'è la necessità di migliorare anche dal punto di vista qualitativo la formazione per essere competitivi, per essere all'altezza del compito che noi dobbiamo svolgere. E sono sempre di più i tour operator interessati all'enogastronomia pugliese, un'attenzione che oltre a mobilitare specialisti internazionali attira anche operatori molto vicini a noi, come nel caso di un tour operator lucano interessato principalmente al territorio di Ostuni. Il servizio. La Puglia è appetibile per i tour operator, soprattutto per i percorsi enogastronomici possibili e per la bellezza dei territori. In occasione del workshop che si è svolto nei giorni scorsi all'aeroporto Carol Wojtyla di Bari Palese hanno partecipato numerosi tour operator interessati a conoscere le possibilità che la Puglia offre. Tra questi ecco chi ha deciso di ampliare la propria offerta inserendo un percorso in grado di abbracciare la bellezza del territorio alla scoperta delle peculiarità dei sapori della cucina locale. Sono lucano,
iniziato in Basilicata e mi sono espanso in tutto il sud Italia. Attualmente lavoro in Sicilia, in Basilicata, in Campania, in Calabria e da poco abbiamo iniziato a lavorare in Puglia e siamo specializzati nel settore dell'enogastronomia, del turismo enogastronomico e da poco ci siamo affacciati, grazie a delle esperienze nel Salento, al turismo industriale. Siamo molto interessati ovviamente a tutte le produzioni DOC e IGP della Puglia, così come della Basilicata, e stiamo portando avanti dei progetti sul turismo del vino, in particolare Manduria, Primitivo, Gioia del Colle, Primitivo Gioia del Colle, e ci stiamo affacciando anche altri territori come Ostuni, la Città Bianca, che da anni di esperienza in questo settore è molto richiesta dai, soprattutto dai turisti internazionali. Non sto qui a dire la particolare, il tipo particolare di prodotto tipico, ma quando io vado al, all'estero, soprattutto alle fiere, il Made in Puglia è un brand che tira tanti, attira l'attenzione di molti turisti, soprattutto americani, australiani, adesso giapponesi, cinesi, molto interessante come prodotto. Nuova sezione dell'Associazione Vittime della Strada Flavio Arconso di Fasano, la nuova nata è la sezione Roberta Caracci di Varese. Il servizio. Non si fermano le iniziative dell'Associazione Flavio Arconso di Fasano e, come stabilito all'inizio nel nuovo anno, sta ampliando la rete di contatti su tutto il territorio nazionale. La nuova nata è la sezione Roberta Caracci a Varese, che porterà avanti nel territorio di appartenenza gli scopi perseguiti dall'Associazione. La responsabile della sezione è Rosa Cangiano, mamma di Roberta, 24enne, una delle tante vittime della strada, uccisa da un automobilista che guidava senza patente in stato psicofisico alterato per aver assunto un mix di alcol e cannabis. Così con la nuova sezione di Varese si potenzia la rete di contatti dell'associazione creata da Katia Schiavone, la mamma coraggio di Fasano, che dalla perdita del figlio Flavio ha attivato una serie di iniziative non solo per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale, ma anche per portare nei tribunali il dolore e l'ingiustizia subita per non aver ottenuto la giusta punizione dei responsabili della morte dei propri parenti. Oltre a quella di Varese, l'associazione conta anche la sezione Marco Bungaro di Brindisi, la delegazione di Milano, di Bruno Malanchin e Loredana Orlandini, la succursale Autoscuola PF Nuova di Fasano e Loco Rotondo e la succursale Autoscuola SPA di Brindisi. Incontro della CGIL questo pomeriggio su istruzione, formazione, università e ricerca, svoltosi presso la Scuola Media Salvemini. Il servizio. La CGIL di Brindisi si interroga su uno spinoso argomento: istruzione, formazione, università e ricerca applicati ai giovani, categoria di cittadini da proteggere dalle insidie della disoccupazione. Delle possibilità di prevenire anche la fuga all'estero delle migliori menti si è parlato durante un incontro presso la Scuola Media Salvemini di Brindisi. Nella crisi uno dei settori che più è stato svilito è proprio quello dell'istruzione pubblica. Noi come CGIL, nell'ambito del piano del lavoro nazionale, abbiamo ribadito che una delle riforme strutturali da affrontare subito è proprio quello del settore dell'istruzione e della formazione. C'è bisogno di nuove risorse sia in termini economici che in termini professionali, perché 8 miliardi tagliati negli ultimi anni del governo Berlusconi sono veramente troppi da poter reggere in un sistema che deve riuscire a garantire pari opportunità. E poi c'è una criticità di fondo: se vogliamo veramente far ripartire l'economia c'è bisogno di piena sinergia tra la formazione e tutto il percorso dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, quindi un incrocio concreto tra domanda e offerta, un incrocio che risponda realmente con una formazione qualificata a quelli che sono i bisogni delle imprese, imprese che devono imparare ad innovarsi e a puntare sulla qualità anche dell'istruzione. All'incontro era presente anche Fabrizio Da Crema, coordinatore della CGIL a livello nazionale per la ricerca e la formazione, che ha dato al coordinamento brindisino degli spunti per lavorare sul territorio, soprattutto affrontando il campo delle soluzioni alle mancanze odierne in questi settori. La prima scelta efficace da compiere è quella di puntare su un sistema pubblico di qualità. Dobbiamo tornare a investire nell'istruzione, nella formazione e nella ricerca, perché il nostro paese sta declinando, aumenta la disoccupazione dei giovani, non c'è un futuro in particolare per i giovani qualificati, quindi tornare a investire vuol dire tornare a far crescere le competenze dei giovani nel nostro paese e affiancando a questo investimento una politica industriale che riposizioni sulla qualità e l'innovazione il nostro sistema produttivo in modo che sia in grado effettivamente di assorbire
la manodopera qualificata che mette a disposizione l'università e la scuola. Per far sì che questo sia possibile è necessario anche un cambiamento nella legislazione attuale? Non grandissimi cambiamenti legislativi, bisogna togliere di mezzo alcune leggi fatte dal governo di destra che hanno gravemente danneggiato la scuola e le università pubbliche. Ma soprattutto bisogna appunto riprendere gradualmente con tutti i discorsi di compatibilità con la finanza pubblica l'investimento nella scuola e nell'università e gestirlo con obiettivi legati allo sviluppo sociale ed economico dei territori, quindi finalizzandolo e legandolo allo sviluppo sociale ed economico dei territori, di un nuovo modello di sviluppo che cerchi di riconvertire anche la nostra economia che purtroppo perde continuamente competitività sui mercati internazionali. Ed è cominciato un weekend importante per tutti coloro che hanno conosciuto direttamente o attraverso i suoi scritti Don Tonino Bello. Domani infatti ricorre il ventennale della morte del Vescovo di Molfetta, umanamente riconosciuto come emblema di audacia e coraggio. Sentiamo. Hello darkness, my old friend. Aveva lo sguardo capace di andare oltre e dentro le cose, guardare oltre confine. È solo una delle definizioni per l'audace vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello, morto esattamente 20 anni fa. Domani, infatti, 20 aprile, ricorre il ventennale della morte di Don Tonino Bello, il vescovo di origini salentine che rappresenta un vero e proprio orgoglio per tutti i pugliesi. Sono trascorsi infatti 20 anni dalla sua morte, era il 20 aprile del 1993 e a partire da domani saranno molte le città pugliesi che ricorderanno attraverso incontri, eventi culturali, preghiere, Don Tonino Bello. Ricordiamo soltanto che durante la guerra nella ex Jugoslavia Don Tonino insieme ad un gruppetto di giovani entrò a Sarajevo per tentare di fermare la guerra. È stata un'esperienza un po' folle, un po' pazza, compiuta soprattutto da 500 persone, non da 10, da 50, da 500 persone tutti insieme. Siamo entrati nel cuore della guerra e abbiamo sperimentato che ci sono alternative ai processi di militarizzazione, alle logiche delle armi, alle logiche della violenza. Ci sono alternative, sono chiarissime. Ha continuamente e costantemente tenuto aperta la porta del suo episcopato per accogliere barboni, tossicodipendenti, i prossimi, come si suol dire, che la vita pone accanto e che solo le persone come Don Tonino sanno leggere le reali possibilità. Don Tonino Bello, per chi se lo ricorda, ma anche per come è stato tramandato il suo ricordo, ha operato stando in mezzo alla gente e per la gente ha capovolto l'immagine del vescovo che vive come dentro un alone di riservatezza. Don Tonino non è stato quel vescovo, è stato un vescovo generoso, coraggioso e pieno d'amore. Da grande uomo, sostenitore della cultura e delle lettere, oggi rimangono di lui i testamenti disponibili per tutta l'umanità e soprattutto importanti sono i suoi discorsi, le sue storie, le sue parabole, che grazie alle edizioni La Meridiana, la sua casa editrice, continuano a vivere. Come dicevamo, sarà un weekend pieno di memorie e di ricordo di Don Tonino Bello a Bari. Già a partire da oggi, nella chiesa di San Marcello, c'è un convegno di giovani organizzati dal servizio diocesano. Ma a Molfetta, soprattutto città dove è stato vescovo, e in tutto il Salento c'è un fervore di manifestazioni e sebbene sia il ventennale della sua morte, tutta la Puglia è in festa. Presentata questa mattina la 31esima edizione di Brindisi in bicicletta, un'edizione quella di quest'anno dedicata a Melissa Bassi. La 31esima edizione di Brindisi in bicicletta sarà dedicata quest'anno a Melissa Bassi, la giovane studentessa mesagnese che ha perso la vita nella strage alla Morvillo Falcone, data scelta per la manifestazione quella del 19 maggio, anniversario dell'attentato. Si partirà proprio dal piazzale antistante la scuola. Abbiamo avuto quest'idea, cioè l'idea è stata più di mio nonno, per ricordare Melissa. Infatti la partenza sarà dal Morvillo Falcone, proprio per ricordare la ragazza
in maniera positiva, come una specie di ripartenza, più non per ricordare quel posto come un posto di morte, ma un posto per ripartire, per andare avanti e per ricordare Melissa. Un'edizione, quella di quest'anno, sicuramente particolare, dal significato particolare, perché è dedicata a Melissa Bassi. Non immaginavo che dietro una manifestazione del genere c'era un'organizzazione così poderosa. Sono stato contattato dalla famiglia Tepore nel mese di ottobre, lì c'è stato il primo incontro, quindi immaginate che preparazione, proprio perché quest'anno volevano dare un tocco in più rispetto a quello che accadeva nelle altre 30 manifestazioni fatte negli anni passati, e cioè dedicarla a Melissa. Ed è bello perché attraverso una manifestazione che caratterizza la nostra città riusciamo a dare quel qualcosa in più di sensibilità che è solo Melissa. È il contenuto della parola Melissa, perché oggi Melissa non è più Melissa Bassi e basta, oggi rappresenta qualcosa di più che coinvolge totalmente la nostra comunità, e lo stiamo dimostrando nei fatti ogni giorno ricordandola attraverso il giardino, attraverso eventi sportivi e adesso anche attraverso la bici in bicicletta. Quindi la nostra comunità avrà l'occasione ancora una volta di unirsi attorno a una manifestazione importante attorno al nome di Melissa, appunto. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. A tutti voi grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.